Parte dall'Abruzzo l'impegno diretto di Scelta Civica e della Rete dei Cittadini per l'Italia a sostegno dei comitati Liberi Sì, presieduti a livello nazionale dal presidente Marcello Pera, una piattaforma che vuole contribuire non solo alla vittoria del Sì al referendum del prossimo 4 dicembre, ma che vuole essere il punto di partenza anche per la riaggregazione politica dell'area moderata e liberale. All'incontro, svoltosi a Mociano Sant'Angelo, il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, il senatore Marcello Pera ed Enrico Zanetti, vice ministro all'economia e segretario nazionale di Scelta Civica. Adesso dobbiamo accelerare, dobbiamo correre e lo dobbiamo fare insieme, che è la bellezza di questa riforma costituzionale. Noi abbiamo lavorato per 2 anni in Parlamento, quindi a chi ci dice che è stato un lavoro frettoloso, io rispondo che non soltanto abbiamo raccolto il meglio del lavoro che è stato fatto nei 30 anni precedenti di dibattito, di discussione, di approfondimento, in politica come nel mondo accademico, abbiamo preso come riferimento il lavoro che la commissione di esperti voluta dal governo Letta ci ha consegnato, ma per 2 anni ci siamo confrontati in Parlamento e i dati non sono secondari. Perché aver dedicato 5.600 votazioni nei vari passaggi tra Camera e Senato alle riforme costituzionali, aver ascoltato in aula, non tutti erano indimenticabili per carità, però 4.500 interventi sulle riforme costituzionali, aver dovuto fronteggiare oltre 83 milioni di emendamenti delle opposizioni, ha portato un lavoro serio. Votare sì per rilanciare l'Italia, è questo l'appello del ministro Boschi durante l'incontro svoltosi nella sala conferenze del Blue Palace per spiegare le ragioni per votare sì al referendum per la riforma costituzionale del prossimo 4 dicembre. Il ministro Boschi ha spiegato i concetti basilari sul perché bisogna votare e scegliere sì. È una sfida dell'intero paese, ha detto, che punta a snellire la burocrazia, a favorire lo sviluppo delle imprese, a facilitare il dialogo tra regioni e Stato centrale, ad abbattere i costi della politica, a cancellare il bipolarismo. Non è una sfida del governo, del Partito Democratico o di Scelta Civica, ha aggiunto. Questa è la sfida del paese. Chi ha a cuore il futuro dell'Italia voterà sì. E oggi noi abbiamo approvato una riforma in Parlamento in modo democratico, con il voto dei parlamentari, di tanti colleghi che sono anche qui questa mattina, che riduce di 1/3 il numero dei parlamentari. Di fatto non abbiamo più i 315 senatori che conosciamo oggi. 1 su 3 di noi parlamentari la prossima volta non rientra, se vince il sì. Vi immaginate voi tra 6 mesi dire, riproviamoci, riduciamo il numero dei parlamentari. Si alza subito uno e dice, ma no, ma i cittadini ci hanno detto di no, rispettiamo la volontà dei cittadini. Loro li vogliono tutti e 945 parlamentari. Quindi la scelta è oggi. C'è una frase molto bella, un grande leader afroamericano, che dice dobbiamo sentire l'urgenza appassionata dell'adesso. Ecco, io sento quest'urgenza appassionata dell'adesso. Dire la scelta è ora. Tra il pubblico tanti sindaci, esponenti del Partito Democratico, imprenditori, cittadini pronti a votare sì, ma anche tanti curiosi. E avremo non solo la possibilità di politiche economiche finalmente nazionali, non da parte di questo governo, da parte di qualunque governo sarà capace di farle, e al tempo stesso avremo anche il venir meno di sedi di rappresentanza da parte di 20 regioni in giro per il mondo, non si sa bene fare cosa. È evidente che anche da questi effetti indiretti avremo risparmi sostanziosi. Quindi la riduzione di questa politica c'è. C'è poi il tema del rapporto Stato-Regione. E anche su quello io credo che sia un tema importantissimo rispetto a quella sbornia federalista che c'era stato in passato. Il quesito referendario dice che superiamo il bicameralismo paritario. Si può negare che questo sia nella riforma? No,
dice che lo superiamo alla grande? Questo sarebbe sbagliato e meriterebbe una censura da parte del TAR, così come sarebbe sbagliato se dicesse che lo superiamo malamente. Quelli sono giudizi di valore e li esprimeranno i cittadini, possibilmente dopo essersi informati al meglio e grazie anche al lavoro che tutti insieme faremo con questi comitati sul territorio. Incontro voluto dal capogruppo alla Camera dei Deputati, Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia, Giulio Cesare Sottanelli. Noi crediamo che l'Italia ha bisogno di una grande azione di rinnovamento, di snellimento per renderla competitiva le nostre istituzioni a livello mondiale. Oggi non è così, il bicameralismo paritario abbiamo solo noi in Italia, non è in nessun'altra parte del mondo e quindi riteniamo che la nuova classe dirigente nazionale, a partire da Renzi e tutti quanti noi che per la prima volta siamo entrati in Parlamento, vogliamo definitivamente rottamare D'Alema e Brunetta e vogliamo che gli altri giovani senza reddito prima di entrare in politica, e quindi Salvini, Di Maio e Di Battista, che non hanno mai lavorato nella loro vita, ovviamente hanno cavalcato le sabbie mobili delle istituzioni italiane negli ultimi 20 anni, cercando con il populismo di carpire la buona fede di tante persone che stanno in difficoltà, e quindi grazie a questo sistema sono entrati in Parlamento. Quindi loro vogliono continuare che lo Stato italiano sia organizzato in questo modo, perché grazie a questo loro oggi sono in Parlamento. Noi invece vogliamo bene all'Italia e agli italiani, per cui diciamo che bisogna innovare, rinnovare, snellire, rendere più efficiente lo Stato italiano, e la riforma costituzionale è la madre di tutte le riforme. Ridare sovranità monetaria al popolo non sarebbe stata la priorità assoluta? Perché la sovranità al popolo intesa come Stato italiano è una sovranità che all'interno di un sistema globale, così come quello attuale, con le nostre difficoltà di organizzazione anche delle istituzioni, ma soprattutto di un debito pubblico ereditato, che non ovviamente stiamo riuscendo ad invertire la rotta in senso di aumento, perché riusciamo a non farlo crescere rispetto ai 90 miliardi anno che gli italiani stiamo noi tutti pagando gli interessi sul debito pubblico ereditato. Quindi se nel bilancio dello Stato italiano si vanno a togliere, a depurare tutti gli interessi passivi, 90 miliardi, il nostro bilancio italiano è migliore anche di quello tedesco, epurati dai 90 miliardi che ogni anno paghiamo di interessi sui 2.300 miliardi di debito. Quindi con l'azione di governo che stiamo portando avanti stiamo facendo in modo che il governo torni efficiente. E laddove noi dovessimo da soli riacquistare la sovranità monetaria, l'Italia con il debito pubblico che ha non sarebbe credibile per chi oggi sta finanziando i 2.300 miliardi, e i tassi di interesse schizzerebbero in alto, e questo ovviamente contribuirebbe veramente ad arricchire e a far andare in default l'Italia. Quindi riteniamo che non sia sicuramente questo il modo. Riteniamo che l'euro e l'Europa sia determinante per la nostra salvezza. Bisogna aumentare l'efficienza dello Stato italiano, e per poterlo fare bisogna modificare la carta principale, e quindi la madre di tutte le riforme, che è la riforma costituzionale. Il presidente Marcello Pera ha rimarcato invece le difficoltà che ha avuto negli ultimi anni l'Italia sulla riforma costituzionale. Noi del Comitato Nazionale dei Liberi Sì e dei tanti circoli che si stanno costituendo in Italia riteniamo che sia opportuno esprimerci positivamente al referendum, sia per ragioni che riguardano il testo, sia per ragioni politiche. Per quanto riguarda il testo, vi sono dei punti importanti, qualificanti della riforma costituzionale che sono apprezzabili in sé. Mi riferisco soprattutto al superamento del bicameralismo paritario e la redistribuzione dei nuovi poteri legislativi tra Stato e Regione. Per quanto riguarda la situazione di carattere politico, noi riteniamo che soprattutto per gli uomini di formazione liberale, democratica, riformista, sarebbe un grave errore favorire vittorie di movimenti populisti come quelli di Salvini
e soprattutto di Grillo, che sarebbero i veri beneficiari della vittoria del no. Soprattutto quelli che per anni si sono riconosciuti nelle forze moderate e in particolare in Forza Italia, credo che dovrebbero tutti quanti riflettere seriamente sulle conseguenze politiche ed esprimersi in modo affermativo alla legge di riforma della nostra Costituzione. Peraltro, proprio noi che siamo entrati in politica con questo primo obiettivo, noi che abbiamo provato più volte di modificare la Costituzione, noi che siamo stati battuti da un referendum del 2006, non possiamo fermarci adesso pensando di favorire o di mandare di favorire l'opposizione e di soprattutto di mandare a casa il governo Renzi. Questo è un compito politico che è rispettabile, che è comprensibile, ma che prescinde totalmente dal merito della riforma costituzionale. Football. Football.